L'impatto del coronavirus rischia di produrre effetti negativi sulle regioni italiane per i prossimi 10 anni e rendere ancora più profonde le differenze già esistenti tra le regioni europee. La stima arriva dal Comitato Regioni UE ed è contenuta nell'ultimo barometro pubblicato in occasione della Settimana Europea delle Città e Regioni. In Italia a rischiare di meno nel breve periodo è solo il Friuli Venezia Giulia, in fascia arancione come l'Austria, gli altri stati del nord Europa. La regione si distingue infatti per le stime migliori rispetto al resto della penisola, che agli occhi del barometro appare interamente in rosso a causa delle conseguenze dell'epidemia. La pandemia avrà effetti a lungo termine sulle strutture socio-economiche. Lo stesso studio rassicura sul fatto che sul medio termine, fino a 10 anni, l'impatto delle restrizioni diminuirà in maniera significativa. Il fatto che le conseguenze possano farsi sentire ancora a lungo dipende dalle caratteristiche strutturali di un'area e dalla velocità della ripresa dei settori più colpiti. A cominciare dal turismo, dall'occupazione, settore alberghiero, accoglienza, cultura, dal numero dei NEET, ovvero i giovani che non studiano e nemmeno cercano lavoro, con bassi livelli di educazione, un alto rischio di povertà, per finire con la qualità dei governi. Il Comitato delle Regioni UE in particolare lancia un allarme relativo agli enti locali italiani. Sembra che la pandemia abbia lasciato un buco da 22,8 miliardi nelle loro casse. Un impatto pesantissimo, il peggiore di tutte le amministrazioni europee, preceduto soltanto dalla Germania, che avendo registrato un buco da quasi 112 miliardi, è in una situazione post-pandemica ancora peggiore di quella italiana.